GPS 2022, consigli pratici sulla scelta delle 150 preferenze. Dal 2 al 16 agosto 2022, gli aspiranti alle supplenze fino al termine dell'anno scolastico, 31 agosto, o fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, possono presentare la domanda in modalità telematica scegliendo 150 preferenze di un'unica provincia. Ecco alcuni consigli pratici degli esperti della tecnica della scuola. Il sistema funziona in modo che ciascun aspirante per ciascuna singola preferenza potrà scegliere il tipo di contratto tra supplenza al 31 agosto, orario completo, supplenza al 30 giugno, orario completo, o supplenza sempre al 30 giugno ma su spezzone, orario ridotto. L'algoritmo non tiene conto della convenienza economica dei contratti, ma solo dell'ordine di preferenze espresse dal candidato nel modulo di domanda e delle disponibilità. La mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Le preferenze non espresse costituiscono rinuncia. In questo caso il posto toccherà al candidato in posizione successiva in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Qualora si dovesse liberare un'altra sede, non è previsto il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Gli insegnamenti possono alternarsi nelle preferenze a piacimento, per cui chi ha più insegnamenti, ad esempio X, Y, Z, può chiedere il comune A per l'insegnamento X, puoi chiedere il comune A per l'insegnamento Y, il comune A per l'insegnamento Z. A seguire potrebbe chiedere il comune B per l'insegnamento X, Y o Z, e così continuando per altri comuni. Le tipologie di contratto possono essere richieste tutte nella stessa preferenza, oppure una alla volta, ripetendo la medesima preferenza più volte. Questo per consentire la migliore tipologia di contratto possibile. Quindi un candidato può chiedere la scuola X con contratto al 31 agosto, al 30 giugno o su spezzone e poi procedere con la scuola Y e le stesse tre opzioni di contratto.